Totalmente dipendente. Buongiornissimo caffè. Buongiornissimo amici e amiche. Sto arrivando a un livello di stress che non so neanche da dove far partire nel racconto, ma comunque, buongiornissimo, bentornati e bentornate al Barbasso. Allora, cominciamo con le scuse. Perché ieri avrei dovuto essere in live, ma non sono stata in live per un motivo, perché mi hanno brincata in call. Quindi fondamentalmente io ieri cosa ho fatto? Dalle 2:30, sì, che sono tornata a casa dal pranzo col mitico Mauro Bergamasco, che vedrete presto, presto su questi canali, fondamentalmente ho fatto call. Sono stata dietro a cose di lavoro e quindi non sono riuscita ad andare in live. Però durante il giorno, se siete su TikTok, io ogni tanto capita che vada in live, direi quasi tutti i giorni lavorativi, mentre lavoro, magari ci facciamo una chiacchiera. E mi dispiace. Mi dispiace, avevo cucinato riso alla cantonese, in realtà non l'ho neanche più fatto da sola, insomma non è stato un granché, però mi dispiace. Detto questo, possiamo commentare oggi i risultati dei sorteggi di Champions. Dico subito che per me non siamo capitati male. Diciamo che secondo me il voto del sorteggio è 6, cioè non benissimo, non malissimo, 6. Comunque sufficiente, cioè non 5, si attesta a una metà, 6. Diamo un occhio, li leggo, ai sorteggi. Copenhagen City, Lipsia Real Madrid, PSG Real Sociedad, Lazio Bayern, PSV Borussia, Inter Atletico, Porto Arsenal, Napoli Barcellona. Allora, ci sono degli squilibri evidenti in alcune partite. Ovviamente era ovvio che il Copenhagen avrebbe pescato il Manchester City o il Real Madrid perché purtroppo queste favole, non voglio dire che hanno le gambe corte, ma fanno sempre fatica, come dire, poi ad andare avanti come ci piacerebbe, ma chi lo sa? Chi lo sa? Non oso pensare cosa succederà se per sbaglio il Copenhagen batte il Manchester City, non lo so, si ammutinano quelli del City, non lo so. E arriva il momento in cui praticamente arriveranno tutti i gufi a dire: ah, l'Inter non è riuscito a battere questo City. Vabbè, comunque non accadrà, passerà al City e vabbè. Lipsia Real Madrid, partita meno scontata di quello che sembra. Tra l'altro, il Lipsia, se non mi sbaglio, l'anno scorso, no, era nel girone col City. Comunque ha fatto parecchie partite col City. Dubito che ci regalerà qualcosa di diverso da un 2, quindi da un Real Madrid che passa. Chi lo sa, sarebbe un'ottima cosa, però se almeno li riuscisse a far stancare un pochino in vista dei quarti. PSG Real Sociedad, partita molto meno scontata di quello che sembra, perché in realtà secondo me la Real Sociedad può veramente dire la sua con questo Paris Saint-Germain. E io sono convinta che a San Sebastian siano molto contenti di questo sorteggio, perché in realtà gli poteva andare meglio. Probabile, ma una squadra come il PSG, secondo me, può soffrire la Real Sociedad, perché se la Real Sociedad riesce a prendere il controllo della partita e il PSG si prende a nervi, secondo me la Real Sociedad può regalare soddisfazioni e in tal caso io sarei anche ben felice di ritrovarmela ai quarti. Come sono ben felice di trovarmi il PSG, che comunque ha delle individualità che insomma è difficile commentare in maniera diversa, ma comunque individualità molto forti. Quindi tra le due sicuramente spero la Real Sociedad e vi dico che secondo me butta fuori il PSG. Lazio-Bayern, purtroppo partita segnatissima per la Lazio, anche perché Sarri sicuramente si starà sfregando le mani guardando questo risultato. Potranno puntare tutto sul campionato come piace a lui, per poi arrivare tipo quarti e quindi dire: oh, ci ho fatto la Champions. Sì, però hai buttato via l'occasione di guadagnare un po' di soldini. Però lì ci sono dei dettami, secondo me, che poi non vado ad analizzare. Tanto qualcuno ha fatto un meme con Hitler e Mussolini scrivendo Bayern Monaco Lazio. Vabbè. PSV Borussia, un'altra partita apertissima. Io credo che passerà comunque il Borussia.
ma credo che sia da PSV Eindhoven-Borussia, sia da una partita che poi vedremo, usciranno quelle che poi tutti vorranno incontrare ai quarti, che forse potrebbero essere proprio le mine vaganti più importanti. Inter-Atletico la vediamo subito. L'altra partita da cui secondo me tutti ci aspettiamo di trovare lo sfidante è Porto-Arsenal. Il Porto ha dimostrato di non essere sto grande squadrone. L'Arsenal la temo un pochino di più. Vi dico però una cosa, secondo me alla fine la spunterà il Porto. Ha più esperienza in Champions, più cazzimma da quel punto di vista. E tra l'altro l'abbiamo buttato fuori noi agli ottavi l'anno scorso, quindi secondo me vorrà rifarsi, anche perché col fatto che il Benfica, il rivale storico, è stato deragliato, secondo me vorranno fare molto. Napoli-Barcellona, anche questa non è una partita per niente scontata. Il Napoli ha le carte per vincerla, non credo che ce la farà a passare il turno, però me lo augurerei. Quindi partita aperta, diciamo che se dovessi dire darei un 55 al Barcellona e un 45 al Napoli. Inter-Atletico-Madrid, apertissima. Se devo dare una possibilità, io do un 55 a noi e un 45 all'Atletico, ma non mi spingo oltre a questo. Diciamo che l'Atletico è una squadra di grande esperienza europea, con delle belle individualità, gioca male e ti fa giocare male. Quindi non è una squadra sulla quale possiamo cincischiare, una squadra su cui si può dire, beh, ma tanto in qualche modo alla fine uno la spunta. Anzi, sono loro che di solito in qualche modo alla fine la spuntano. Quindi vi dico la verità, io non sono felicissima, ecco, di questo sorteggio, ma alla fine c'è andata bene. Secondo me c'è andata anche meglio del Napoli, sicuramente c'è andata meglio della Lazio. È anche vero che guardando questi quarti, questi possibili quarti di finale, alla fine è vero che le deboli, cioè, si eliminano anche tra di loro, però queste due partite, PSV-Borussia e Porto-Arsenal, sono sicura che tutte e quattro le tifoserie staranno festeggiando, sono delle partite da cui poi escono altre due che tu ti puoi ritrovare e quindi non è male. Se poi il Napoli dovesse fare l'impresona col Barcellona, ti potresti trovare il Napoli ai quarti. O anche il Barcellona, che non è proprio una pessima squadra. Comunque, alla fine, come dice sempre qualcuno, le squadre forti alla fine te le devi trovare. E quindi, vabbè. Comunque, Ciolo contro Inzaghi. Qualcuno ha già fatto uscire le foto del 5 maggio. Niente, stiamo a vedere che cosa succederà, vediamo come ci avviciniamo. In questo momento è importantissimo fare punti in cascina e cominciare a staccare ancora di più la Juve, se possibile, adesso che siamo praticamente a pari, cioè abbiamo solo la Coppa Italia da condividere. Tra l'altro, partita che c'è domani faremo prepartita. Prima di chiudere il video, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Se siete già iscritti, like, commento e condivisione sui social, perché il bar senza persone è noiosissimo. E guardiamo un attimo le partite di Serie A. Ho davanti un po' i risultati e parliamo di top e flop, no? Allora, se devo scegliere due top della giornata, sicuramente il Bologna. Cioè, il Bologna continua a confermarsi una squadra, come dire, che risponde. Ecco, una squadra che risponde alle difficoltà. La prova del 9 sarà la Coppa Italia. Cioè, se la Coppa Italia la mollano un po', vuol dire che credono veramente al campionato. E avendo battuto la Roma, che è una concorrente diretta per i posti in cui adesso il Bologna si trova, cioè, è bellissima questa cosa. Io tifo per questa favola Bologna, perché è veramente fantastica. E il Milan. Perché metto il Milan tra i top? Perché nonostante è vero che sia andato comunque in un campo facile di solito per il Milan, perché comunque Monza e Milan hanno diverse relazioni che ovviamente sono chiare, il Milan è riuscito a vincere dopo un periodo veramente pessimo. Per noi meglio, perché così stengono Pioli, però bisogna essere obiettivi. Questa vittoria al Milan serviva e hanno vinto. Tra l'altro con gol di Simic, che insomma appena entrato ha fatto gol, buon per loro. Sui flop, io vi do due flop principalmente. Sicuramente la Roma, cioè la Roma
La Roma veramente, cioè, la Roma pochi commenti, però vabbè, io ve l'avevo già detto, vi avevo già commentato così. L'altro flop che io vi direi è difficile scegliere tra Frosinone e Juventus, le metterei a pari merito perché la Juve che pareggia col Genoa con questa corsa secondo me non se lo può permettere, però vedremo cosa succederà più avanti. E il Frosinone perché perde per una papera del nostro Turati che forse si è un po' distratto. Non lo so. Detto questo, io vi saluto, torno a lavorare. Adesso vado in live su TikTok. Vi adoro, vi amo e ci vediamo domani in video. E ovviamente sempre qui sul canale YouTube. Iscrivetevi, stop whining.